La pietra resiste. A volte a seconda, come la vita. 5 secoli che ci separano dal periodo in cui Michelangelo soggiornava e lavorava sul territorio non sono trascorsi senza trasformazioni. Il patrocinio nasce dalla consapevolezza della bontà del progetto. Noi ci siamo resi conto che questo progetto era un progetto veramente che aveva le solide basi scientifiche e storiche molto importanti e molto ben appoggiate. Ci misi giorni a scegliere il materiale più puro, che sembrava essere stato creato apposta da Dio per me, per le mie mani. Ha lavorato sempre nel bacino di Torano e un contratto notarile del 1517 riporta il nome di uno scalpellino della zona che sta lavorando a dei marmi di Michelangelo in Cava Ruggetta, che è quella in cui ci troviamo adesso, quindi la cava in cui si estrae il Calacata Borghini. Un materiale che risponde, che resista al colpo, all'energia che viene sprigionata da noi per andare a trovare l'energia di quel materiale. Per chi fa il mio mestiere, Michelangelo è un po' la scultura. Quando si pensa alla scultura, Michelangelo è la scultura, quindi è un'emozione fortissima.